Il pubblico deve evitare l'escandescenza ed inveire contro l'usura, sotto lo stretto controllo dei membri del partito interno. Chiunque provi a manifestare segnali di non allineamento ideologico o persino a mostrare microespressioni facciali non consone al contesto viene considerato come un possibile traditore ed incriminato per psicoreato. Il Grande Fratello vi utilizza come pedine. Voi non siete niente. Lui non è niente. Siete suoi schiavi, schiavi del partito. Il Grande Fratello non esiste. È un invenzione. Chissà che di
tutto e tu hai detto.